l'idea di analizzare le arti che non sono quelle del mondo ufficiale occidentale istituzionale, questa cosa mi ha sempre interessato durante tutta la mia vita. In agosto ho ricevuto una telefonata da Hervé Chandès che mi ha detto se volevo fare una scenografia di un curioso lavoro. Io già avevo fatto delle cose qui per la Fondazione Cartier molto tempo fa e avevo sempre seguito questa idea di una specializzazione dentro la Fondazione sulla arte antropologica come fatto spontaneo dell'umanità. E anche in questo caso specifico mi sembra che tutti questi artisti raccontano una autobiografia facendo la loro arte, cioè esprimono la loro letteratura, il loro romanzo. E ho cercato di caratterizzare per ciascuno, attraverso questi totem bianchi, un racconto, per cui è una mostra di racconti di vite estetiche. Mi sembra che in generale questi lavori abbiano un aspetto sacro e anche religioso, legato al panteismo, al rapporto con la natura. Siccome sono in generale opere delle zone equatoriali, queste zone del mondo sono zone colorate e allora ho pensato di creare una specie di anima dentro questo ambiente fatta di colori leggeri che messi vicino alle opere che sono tutte con colori più vivaci, facessero una specie di appoggio spirituale alla presenza di questi lavori a Parigi. Ho usato il mosaico, un altro elemento che mi interessa molto perché il mosaico è fatto di piccoli pezzi geometrici che però messi uno vicino all'altro possono coprire anche tutto il mondo. Nel caso di questa piccola cattedrale, che è un oggetto religioso, una miniaturizzazione di un'architettura, mi sono riferito al Medioevo, alla cattedrale medievale, che è un grande simbolo protettore delle città. La cattedrale è multireligiosa perché c'è la forma esterna che è cattolica e all'interno c'è un idolo che potrebbe essere indiano. Il mio lavoro specialmente di disegno con la matita è sempre stato legato alla spontaneità del segno e pertanto ho guardato al segno infantile dei bambini, al segno dei pazzi e ai segni delle arti primitive. Questo poi si riflette spesso anche negli oggetti e nelle decorazioni che io sovrappongo agli oggetti e alle architetture. In generale nel mio lavoro cerco di fare degli oggetti che abbiano l'anima. Questo è difficile in un mondo come quello di oggi, così violento, pieno di guerre. Però questo problema è aperto, è un problema antropologico. Io sono molto contento e onorato di essere insieme con questi artisti perché
sono gli artisti della ipersensibilità umana. Allora forse si attribuisce anche a me questa caratteristica.